Bene, allora benvenuti a tutti gli amici di Liberi.tv e soprattutto al nostro amico Andrea Bressi, che conosciamo da tanto tempo. Oggi, giorno di Pasqua, non potevamo che non ascoltarlo, anche perché lui è quello che ci ha insegnato cosa sono le coraisime. Sei triste? Contaci un po' di queste coraisime. E buongiorno, auguri di buona Pasqua a tutti. E sì, da questa bambolina segna tempo che ha segnato proprio il trascorrere delle varie settimane che precedono la Pasqua, è arrivata la sua fine, in quanto proprio nella giornata di Pasqua viene sfilata l'ultima penna, che per alcuni paesi è di colore diverso, la penna bianca, e tirare questa penna decreta quindi la fine del lungo periodo quaresimale di privazioni, ma annuncia la gioia della Pasqua, che è stata annunciata anche con le campane, e quindi finalmente si può rimangiare la carne e iniziare a incignare i kutsupi. Incigniamo i kutsupi. E senti, cogliendo, ecco, ti dico una massima: veni Pasqua, veni cogliendo, che i guaiuni stanno giangendo con tutto cuore, cavoni kutsupi, kutsupi con l'ova. Bella, mi piace. Questa ce la segniamo, ovviamente la divulgheremo ai nostri amici web ascoltatori, ma io voglio chiederti una cosa: è un periodo particolare, siamo tutti chiusi in casa, i social ci vengono in aiuto fortunatamente, come ora stiamo facendo. C'hai un hashtag per la quaresima? C'hai, non lo so, dei nomi, qualcosa che ci puoi consigliare, ci puoi dire? Guarda, facciamo, io ti propongo un 2-3 hashtag, tipo hashtag atroccula. Atroccula. Adesso le spieghiamo. Quindi hashtag atrocula, hashtag finio coraisima, hashtag kutsumuppa, hashtag campane di Pasqua. Va bene, vai. Allora, la trocula è uno strumento di legno che veniva utilizzato durante la settimana santa. Al posto delle campane, durante le varie celebrazioni e riti, si suonava questa trocola di legno che praticamente faceva rumore, perché si dice: da Settimana Santa non si suona e non si canta e non si piglia l'acqua santa. Quindi le campane venivano legate in segno di lutto, e durante le processioni o durante le liturgie si suonava questa tocca, che poi magari ti faccio vedere. E si può chiamare tocca o troccola, ok? Poi abbiamo detto come altre hashtag che new quaresima, perché quando suona la tocca è finita la coraisima. Sona tocca, che coraisima è sta morta. Pasqua ancora deve venire e già i kutsupi si geniru. Perché in famiglia poteva capitare di trovare qualche furbetto che non aspettava che suonasse la gloria, quindi che arrivasse il suono delle campane, che abbiamo detto come hashtag, ma mangiava le kutsupe un pochino prima, e quindi poi quando suonava la gloria, arrivava la Pasqua, chi era voglioso e desideroso si prova la kutsupa e non la trovava più, trovava solo i mondicati. Quindi adesso l'hashtag kutsupa. E la kutsupa è questo dolce pasquale che aveva delle forme particolari. In particolare si faceva o la bambolina con l'uovo centrale, il canestro, la colombina. In altre regioni fanno un dolce simile a forma, fanno il cavallo che è simile della virilità dell'uomo, e praticamente ci sono tanti simboli. E poi a Catanzaro, in particolare in questa kutsupa, in questo dolce, quando si faceva ciambella, si incastonavano delle uova in numero dispari e davano dei segnali. Se tu devi regalare alla suocera la kutsupa, gli devi mettere 9 uova, dice nova ma si rinnova, così cambia testa. Okay. Oppure a una persona cara, oppure al fidanzato, la devi fare con 7 uova, 7 ma sassetta, così non ti lascia mai, si siede nella tua casa e non mai via. Bellissimo. E sono questi dei simboli, come dicevamo, che ci hanno aiutato a sentire vicina la festività, no? A dire è Pasqua, perché abbiamo nelle nostre tavole e ci siamo applicati a preparare la kutsupa. Ma la facciamo vedere la kutsupa? Io ce l'ho. E prendi la tua, dai. Guarda, scusa, guarda. Io mi sono spostato e ti faccio vedere ai nostri amici web ascoltatori le kutsupe. Non so se si nota che dentro c'è l'uovo. Sì, l'uovo. Gugliuto. Esatto, queste sono le nostre kutsupe.
quelle di cui parlava Andrea, però queste sono cuzzupe, diciamo, fatte da me, quindi io ci ho messo un solo uovo. Non so se abbia un simbolismo metterci un solo uovo, comunque non ne ho messe né 9 né 7. E poi senti Andrea, diamo un augurio di buona Pasqua musicale, facciamo un intramezzo musicale all'Andrea Bressi per dire buona Pasqua a tutti gli amici web ascoltatori, rimanete in casa e comunque stiamo vicini lo stesso perché Andrea continua a fare i suoi corsi online, poi sta facendo pure il corso preparto, ma questo non lo possiamo dire, è online. E niente, dai, facci un intramezzo musicale di augurio. Ho trovato un racconto calabrese, sì, che è sempre attuale, che dice che Pasqua non arriverà mai. Allora, oggi è il giorno di Pasqua e anche se ieri a mezzanotte sono suonate le campane, ma davvero è per noi Pasqua? In effetti non è finita la nostra quaresima perché resteremo ancora per molto in casa in quarantena. E io ho trovato una canzone che è sempre attuale, in quanto in questo racconto si dice che c'era un parroco che stava in una località isolata che contava lo scandire dei giorni di quaresima mettendo in una zucca, quella a fiaschetto, una cucuzza, metteva 40 semi di zucca e ogni giorno di quaresima, dal mercoledì delle cene, ne tirava uno, ne toglieva uno. E quindi il rumore, quando ancora era ben forte, significa che c'erano tanti semi, quindi ancora la Pasqua era lontana. Il chirichetto, molto spesso anche il sacrestano, per fare qualche dispettino, si divertivano ad aumentare questi semi e quindi Pasqua non arrivava mai. Quindi magari quando al paese vicino già suonavano le campane che era Pasqua, lì era un giorno normale. E allora, riprendendo un canto che ci riporta il cantastorie calabrese Otello Profazio, vi riporto questa canzone che magari se uno l'ascolta senza il preambolo del racconto non sa che significa. Scucine, oia Pasqua non è. Scucine, oia Pasqua non è. Ecca oia non è Pasqua, fra 70 giorni è Pasqua. Ecca oia non è Pasqua, fra 70 giorni è Pasqua. E non si paschia oia, e manco la nuca veni. E non si paschia oia, e manco la nuca veni. Ca come dice la santa cucuzza, non la vidi di Pasqua per mo. Ca come dice la santa cucuzza, non la vidi di Pasqua per mo. Restiamo a casa. Quindi facciamo una buona Pasqua a tutti, io con la cuzzupa e tu? Io con la chitarra perché la Semana Santa non si poteva cantare, adesso cantiamo, mangiamo la carne e le cuzzupe. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti da Liberi TV, Riccardo Cristiano e Andrea Bressi. Ciao! Ciao!